Un saluto a voi, seguaci di Videogames Italia. Io sono il vostro signor Ojo e oggi proviamo insieme la demo di Inscription, un gioco che uscirà a metà ottobre 2021 e che è un insieme di tanti giochi diversi perché è un card game, è un escape room game ed è anche un horror game. Il tutto però con un po' di ironia, di umorismo black, dark, come chiamatelo come volete. E lo provo per la prima volta insieme a voi. Premiamo un pulsante per iniziare il gioco. Come vedete, si può impostare in italiano, almeno la demo, immagino anche il gioco completo. E qui vedete, abbiamo già la prima dinamica da card game. Dobbiamo scegliere una di queste opzioni. Qua nuova partita non è disponibile, c'è solo continua. Immagino che sia legato alla demo questa cosa. Ci mostrerà probabilmente un momento non proprio all'inizio del gioco. Le opzioni, riconoscimento, esce, eccetera. Allora, prendiamo la nostra carta e posizioniamola qui. Continua. Questa specie di tarocco del matto. Chissà, chissà se è davvero così. Dunque, io ho visto solo il trailer, che era molto schizzoide, se vogliamo. Ed ecco qui degli occhi che ci scrutano dal buio. E ci inquietano. Un altro sfidante sembra essere passato un'eternità. Forse hai dimenticato le regole del gioco, non le hai mai conosciute. Lascia che ti rinfreschi la memoria. Bene. Allora. Gioca la carta scoiattolo. Va bene. E quindi vedete anche un gioco così naturale del National Geographic quasi. Dove lo posizioniamo? Qua. Tiè. Ora gioca il tuo ermellino. Il mio ermellino? Ma non è uno scoiattolo. È un po'. Mettiti gli occhiali, caro occhio scuro nella tenebra. Allora, giochiamo il nostro ermellino. Ah, come si fa? Ah, così. Ah, no, ce l'ho l'ermellino. Avevi ragione ancora tu. Tenebroso. Giochiamolo. Posso giocarlo sopra? Allora, gli ermellini costano uno di sangue. Occorre fare dei sacrifici. Allora, vedete, qua c'è un sangue. Allora, uccidiamo il nostro povero scoiattolo che trema, vedete, già spaventato dal destino che l'aspetta. Ucciso. Vedete, anche la faccia della carta era cambiata. Una morte onorevole. Gioca l'ermellino. Allora, giochiamo l'ermellino nello stesso posto dove abbiamo acciso il nostro povero scoiattolè. Dunque, i lupi richiedono due sacrifici, non ne hai abbastanza. Suona la campana per terminare il tuo turno e per dare inizio al combattimento. Ecco la campana, la suoniamo, ding. Il tuo armellino non ha rivali. Il numero in basso a sinistra è la sua potenza dell'attacco, 1. Eccolo qui. Insomma, se conoscete i giochi di carte, queste cose sono abbastanza comuni a questi titoli di questo genere. Quindi, aia, abbiamo fatto male al nostro dirimpettaio. Il tuo armellino mi ha inflitto un danno. L'ho aggiunto alla bilancia. Una bilancia un po' come quella degli egizi, dell'aldilà egizio. Vinci se riesci a far pendere la bilancia completamente dalla mia parte. Vabbè, insomma, questo è più un artificio grafico, diciamo. Così. Tocca a me. Gioco un coyote. Ah, il tuo armellino sta bloccando la strada al mio coyote. Il mio coyote ha inflitto due danni al tuo armellino. Ciò significa che la salute del tuo ermellino diminuisce di 2. Va bene, ma insomma, della sua salute raggiunge lo 0, la creatura muore. Quindi non c'è un contrattacco, quanto vedo, almeno in queste carte qui. Dunque. Allora, tocca di nuovo a me. Quindi puoi pescare dal tuo mazzo oppure puoi pescare uno scoiattolo. Cioè, gli scoiattoli possono essere pescati così? A casaccio? Oppure questa è la carta che ho scartato, sacrificato prima? Proviamo a pescare uno scoiattolo, così. Che partita monotona! Allora io posso giocare lo scoiattolo, poi tornare indietro e usare un lupo e uccidere sia l'ermellino sia lo scoiattolo. La sua sofferenza è stata reale, ma non sarà l'ultima volta. Ok, c'era scritto qualcosa, non me ne sono accorto. Ma prendiamo il nostro lupo, che attacco 3 e difesa 2. Non grandissimo, però Coyote dovremmo riuscire a sconfiggerlo. Ok, allora suoniamo la campanella. Voilà. Dato che stai imparando, salterò il mio turno. Beh, come? Di nuovo la stessa scelta. Una carta casuale dal tuo mazzo o la certezza di pescare uno scoiattolo? Prendiamolo dal nostro mazzo. Tartaruga di fiume. Ok, beh, non posso fare molto al momento. Quindi suoniamo la campanella. Se infliggi 3 di danno, trae il numero di pesi appoggiati sulla bilancia. Ma questo è chiaro. Insomma, ricorda un po' una versione molto semplificata di Magic per il momento.
peschiamo anche uno scoiattolo, giochiamo lo scoiattolo che però vedete non ha attacco, è solo un sacrificio lo scoiattolo. Ok, quindi andiamo a suonare la campanella, attacco e voilà, abbiamo vinto. Hai vinto questa partita, ma non saranno tutte così semplici. Lascia che racconti la tua storia. Okay. Ah, sì. Eccola qua, perfetto. Ti sei perso in... anche un roguelite, eh? Aggiungo che anche un roguelite, mi sono dimenticato nell'elenco delle cose che è questo gioco qua. Ti sei perso nel cuore della foresta, nel mezzo del cammino di nostra vita, davanti a te è comparso un unico sentiero. E noi avanziamo qui. Una sfida. Due creature del bosco si sono avvicinate con evitazione, lo possiamo scegliere, la vipera. La vipera corrosiva, il danno provocato dal suo morso velenoso è sempre letale. Poi il gatto immortale, se lo sacrifichi, il pecora animale non muore. Quindi questo è un sacrificio costante. Però a sua volta richiede un sacrificio. Solo uno può impreziosire il tuo misero mazzo. Ma prendiamo il gatto immortale, dai. Un'altra creatura si aggiunge alla tua carovana. Però la traduzione mi sembra più che buona. Qualche creatura della foresta sembrava disposta a seguirti. Ok, andiamo avanti. Allora troviamo un tesoro. Hai trovato un sacco abbandonato. Ah, hai trovato uno scoiattolo e una bottiglia da rompere in caso di emergenza. Interessante. E prendine un altro. Grazie. Un altro strumento utile. Ti permetterò di usarlo per spostare il peso sulla bilancia. What? Tre oggetti sono il massimo che puoi trasportare. Ok, quindi abbiamo anche un metodo per spostare il peso sulla bilancia. Un'interessante dinamica. Allora, hai subito un'imboscata mentre attraversavi un terreno accidentato. Ok, quindi ci sono anche delle carte che bloccano. Mi hai sacrificato mentre stavo dormendo. Era la mossa giusta, ok. Lo capisco. No, oh, no, lo capisco, mi aiuterai? Per ora stai al gioco. Ah, non ho letto cosa vogliamo. Ok. Oh, ok, non ho capito bene cosa è successo, non ho guardato molto. Allora, ora puoi vedere le mie mosse in anticipo. Vediamo un po' le mosse in anticipo. Giocherà il lupacchiotto. Allora, giochiamo intanto lo scoiattolo, che comunque ha uno di difesa. E posso già giocare l'ermellino, sacrificando lo scoiattolo. Ecco qua. Andiamo. Andiamo. Interessante che le carte ci parlino. Non possiamo non giocare. Allora, suoniamo il campanello. Ok. Ah, attaccato la roccia. Ah, interessante. Fai attenzione al grintoso lupacchiotto, cresce in fretta. Quindi peschiamo una carta e abbiamo di nuovo il lupo. No, il gatto non lo possiamo usare, non posso prendere altre carte, per cui suoniamo la nostra campanella. Ecco, il lupo è diventato il lupo, arriva anche il pipistrello. Allora, il pipistrello volante si libera sulle creature per attaccarle direttamente. Quindi attacca direttamente me. Ahia. Allora, peschiamo uno scoiattolo. Usiamo lo scoiattolo qui. Ok. Ai 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 ai. Ah, è già difficile questo gioco. Aiuto. Quindi attacca me direttamente. E qua ho fatto un errore, chiaramente, all'inizio della partita. Eh sì, avrei dovuto mettere la carta qui, ma non avevo capito che attaccava quel direttamente di fronte a lui. Ok, allora suoniamo il campanello, vediamo che succede. Lo sai che puoi giocare più di una carta per turno, ma se devo fare sacrifici non posso. Ah, il mio pipistrello è volato proprio sopra la tua carta scoiattolo. Allora, prendiamo un lupo. Ai 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 ai. Sì. Allora, pesco uno scoiattolo. Gioco il gatto sacrificando lo scoiattolo, lo metto qua. È un po' un errore questo, ma vabbè. Rigioco un altro scoiattolo, lo metto qua. Allora, vado di lupo, sacrificando il gatto e lo scoiattolo. Il gatto avrei dovuto metterlo di qua, sono stato uscito. No, ma devo fare così per attaccare direttamente lui. Il gatto purtroppo è messo male, ma... Ok,
ma non posso farci molto. 6 di vita. Ah, posso anche usare uno scoiattolo d'emergenza volendo, ma vabbè, non importa. Questa cosa serve? Ammira il regolamento. Allora, pinze. All'utente, metti un peso sulla bilancia, il dolore è solo temporaneo. Non vedo perché dovrei farlo, vabbè. Questo è il regolamento, balzo potente, vabbè, insomma ci sono varie cose da vedere in questo regolamento. Ok, comunque... vediamo se ho fatto le mosse giuste. Almenino attacca, pipistrello ucciso, gatto ucciso ma ci sta. Pesco un altro scoiattolo da piazzare qui. E continuo la nostra partita. Ecco fatto, ecco. Non sono stato chiaro? Per giocare uno scoiattolo e sacrificarlo sempre nello stesso turno, lo so. Però è inutile che sacrifichi uno scoiattolo se non ho carte giuste. Infatti l'ho fatto adesso. Però comunque sono in vantaggio, per cui non dovrebbe essere un grosso problema. Potrei usare in realtà tutti e due i cosi, ma il lupo mi morirebbe subito. Però potrei giocare una tartaruga di fiume, che mi resiste almeno due turni. E quindi dovrei riuscire. Allora facciamo così, facciamo come vuole il gioco. Così prendiamo questi due scoiattoli, li mettiamo qui, qua. Li sacrifichiamo in cambio della tartaruga di fiume. Eccola qui. Adesso giochiamo così, tac. Ho vinto, ho vinto lo stesso, vabbè. Hai vinto e ti sei rimessa in cammino. Ah, sono una donna, ok. Lasciandoti alle spalle il terreno insanguinato. Altre carte da raccogliere. Vediamo quali sono. Il passero, il docile passero. Una creatura volante poco costosa, anche se debole. Però questa passa sopra ai nemici. Il giovane lupacchiotto cresce e diventa un lupo dopo un solo turno. Ok, allora prendiamo passero, dai. Nella nebbia hai trovato delle strane pietre. Sei stato costretto a scegliere un degno sacrificio, un sacrificio che andrà perduto per sempre. Oh no! No, il gatto non posso abbandonarlo. Abbandoniamo il passero e vediamo cosa succede. Ai, ci sono ancora delle parti in inglese, ma non è importante. Scegli me. L'ermellino vuole sempre essere al centro di tutto. Allora, scegli me. Scegliamo lui. Allora, facciamo questo doppio sacrificio. Quale onore. Oh, ha attivato il cielo. Ha uno spettacolo raccapricciante, ma ora l'anima di passero vive in ermellino. Quindi l'ermellino adesso può volare. Attenzione. E qui, cosa c'è? Un boss? Ammirate il mio totem, incide sulle mie carte canide con il sigillo volante. Anche lui, maledetto. È completamente folle. Lo vedi? Giusto? Non ha riguardo per le regole. Patetico. L'ermellino. Seriamente. Mi tiene con sé solo per vedermi soffrire. Boh. Lui gioca coyote e pipistrello. Allora, io non ho molte cose da giocare. Se non che... La vedo perigliosa questa cosa. Non ho neanche più carte scoiattolo da giocare. Quindi la piazzo qui. L'ermellino lo giocherò dopo perché... Un solo punto vita. Non vorrei che volasse. Vabbè, invece no, giochiamolo subito l'ermellino. Lo giochiamo qua. Di nuovo in gioco. Ok. Ah, non le aveva ancora giocate lui le carte. Il totem ha conferito al mio coyote la capacità di volare. Quindi volano tutti e due. Male, male, male. Malissimo. Allora, prendiamo lo scoiattolo. Proviamo a spostare il peso. Aia. Ah, ok. Prendeti, ci toglie un dente e lo mettiamo. Un punto danno ben guadagnato. Non credevo l'avresti fatto seriamente. Ah, quindi possiamo anche noi... piegare le regole.
al nostro piacimento. Ho già pescato? Sì. Qua mi sa che devo soffrire. Devo soffrire un turno, purtroppo. Vediamo se il mio armellino almeno ammazza il pipistrello. No, non ammazza nemmeno il pipistrello. Aia. Perdus. Persi, così. Ai ai ai, hai perso. L'unico modo per stemperare la mia delusione è trarre insegnamenti da questa esperienza. Alzati, alzati dal tavolo. Prendi il candeliere che si trova sulla botte accanto alla porta. Ah, ecco qua. Oh, che strana questa cosa, eh? Allora, candeliere che si trova sulla botte accanto alla porta. Ma non vedo neanche questo. Ah, questo, ok. Portalo qui. Ok. E dove? Dov'è qui? Ah, qui, ok. Ora rimettiti a sedere. Come? Ah, così, perfetto. Lascia che ti spieghi una cosa. Oh! Quello è stato uno dei due errori che puoi commettere qui. Se ne commetti un altro, dovrò sacrificarti. Ora, dove eravamo rimasti? Ok, allora peschiamo un'altra carta. Tre, addirittura. Vipera, passero e tartaruga di fiume. La vigorosa tartaruga di fiume, una difesa quasi impenetrabile. Questo cos'è? Perché c'è questo? Cos'è questo funghetto? Riprendo un altro passero, eh. Non so cosa fosse quel funghetto. Questo è un accampamento oppure un sacrificio. Andiamo di qua. Ti sei imbattuto in un gruppetto di sopravvissuti. Con i volti scavati dalla fame si accavallano. No, calcavano intorno a un falò. Hanno guardato il tuo gruppo di creature e ti hanno fatto cenno di avvicinarti. Vieni, scalda una delle tue creature vicino al fuoco, ha detto uno. Scaldala vicino al fuoco, così ne potenzierai il valore di potenza, ha detto un altro. Hai notato uno dei sopravvissuti pulirsi la bava dalla bocca. Ok. Allora, mettiamo il lupo e vediamo che succede. Tanto due lupi in un turno è difficile che possa giocarlo. Quella ha 4. Il fuoco ha scaldato il lupo, potenziandone il valore di potenza. Uno dei sopravvissuti si è allungato verso la creatura. Un altro ha digrignato i denti. Senza una parola hai tirato il lupo via dal fuoco e te ne sei andato. Per fortuna non l'hanno mangiato, che sembrava il caso. Allora, un'altra sfida. Grande abete. C'è una via d'uscita per entrambi. È da qualche parte in questa schifosa casetta. Silenzio o ti ridurrò a pezzi! Ok, quindi io posso... No, non posso alzarmi al momento. No, ho un solo errore. Allora, io ho il grande abete che mi difende, ma lui ha un grizzly. Potentissimo, dannazione. Allora, giochiamo lo scoiattolo. 4 colpi danno mi fa lui. Sacrifico subito. Sì. Vabbè, facciamo così. Almeno va subito ad attaccarlo. Potevo scaldare l'ermellino in realtà, sono stato scemo. Avevo paura che si mangiasse la carta, eh. Non potevo saperlo. Ah. Allora, scoiattolo. Gatto. No, 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 ho sbagliato. Arg. Mi sa che perdo di nuovo. Ai. Scoiattolo, di nuovo. Ah, ho pescato lo scoiattolo, sto scemo. Mi sa che devo sacrificare l'ermellino. Per cercare di fargli... Questo punto?
Sei sicuro? No. L'ho sbagliato, ma non importa, che ci posso fare. Solo il lupo e non ho altro. Devo quindi passare e perdere. Aia. Ai ai ai, game over. Ahimè, è tempo per te di morire. E le manone raggrizzite mi prendono. Eia, non è facile questo gioco. Poi. Dove sono? Non sei ancora morto. Ma non so se uomo o donna a questo punto. Questo non è il purgatorio. Anche se potresti pensarlo. Prima che esali l'ultimo respiro, devo chiederti un favore. Vorrei un ricordo. La tua carta della morte personale. Oh. Al momento è piuttosto basilare, non trovi? Ci impegneremo per cambiarla. Voglio che sia un ricordo perfetto per te. Ecco qualche carta del tuo mazzo mediocre. Allora, prendiamo la difesa della tartaruga di fiume. Possiamo farne buon uso. Scegli una carta da cui ottenere il costo. Ma il costo sarà questo, immagino. Il costo 1. Un costo di un sangue da gatto. Ok. La sua potenza e la sua salute. Ok, allora prendiamo il lupo che dà 4. Quello potenziato. 4 power e 2 life dal lupo, ok. Ora scegli una carta dalla quale ricaveremo i sigilli. Il volo. Un sigillo di volante da passero. Non ti ho chiesto come ti chiami. Ma non voglio... Non mi piace però mettere il mio nome su una roba legata alla morte, scusatemi. Nessuno, ecco. Mettiamo nessuno. Non resta che un'ultima questione. Il ritratto. Sei pronto? Non serve che sorridi. Ah, che flash. Che flash. Quindi spero che possiamo mettere in gioco la nostra carta a questo punto. Ci risiamo. Un'altra sfidante, vedete. Forse è giunta l'ora. Forse puoi comprendere le ossa. Boh. Ah, sei pronta a comprendere le ossa, allora. Il resourceful è, come si dice? Vabbè, l'abile opossum costa 2 ossa. Guadagni un osso quando una delle tue creature muore, qualunque sia la causa. Ok, l'ermellino è sempre qua, addormentato però. Allora, scoiattolo. Muscuiatulo. Serpente a sonagli da 3, cavolacci. Serpente a sonagli mi fa 3. Però non vedo velenoso. A chi potrei giocare? Lo posso in quanto ha 1 e 1, ma non è molto utile. Il lupo 3 e 2, lui ha 3. Vabbè, non c'è molto da fare, direi. Se no, provare a sacrificare comunque lo scoiattolo e giocare qua l'ermellino. Hai ottenuto un osso dalla morte della tua creatura. Non lo perderai finché non verrà usato o la battaglia non sarà terminata. Chiudiamo il turno. Io attacco, intanto un colpetto glielo do. E allora, peschiamo. Cosa pesco? Vabbè, sacrificherò l'ermellino, così otterrò un osso, è abbastanza per fare il lupo. Ok, quindi facciamo così, lo scoiattolo qua, facciamo il lupo, sacrifichiamo lo scoiattolo e l'ermellino. Mentre dormivo di nuovo? E ora possiamo giocare il lupo. Ecco qua. Perfetto. Allora lo posso, ma anche posso giocare in realtà. Piazziamo qua. E quindi un bel attacco. Pam pang. Ah, un altro serpente. Io pesco... Beh, uno scoiattolo perché...
Mi sembra l'unica mossa attuale da fare. Boom boom. Tiè. Serpente attacca, mi uccide il lupo, ma d'altronde non poteva essere diversamente. Questo dovrebbe essere la rana toro. Una carta interessante, pensavo di avere altre carte. Invece no. Vabbè, comunque noi attacchiamo. Dovrei riuscire a vincere. Ok, sì, uffa. Per fortuna. E si prosegue, dunque. Oh! Ho dimenticato la tua statuetta. Alzati e portamela. È di fianco alla cassaforte. La cassaforte è qui. Vediamo se posso interagire con il resto del gioco. Qua no. La cassaforte è questa. Possiamo girare, ma non credo di avere indizi. C'è una chiave qui. Qui c'è un altro candelabro con... Oh, ho spento la luce, ho fatto qualcosa? Qui c'è un lupo. Ah, il lupo questo potrebbe essere. Il lupo... Qui c'è il mondo, che gira il mondo gira. Ma non vedo indizi. Oh, qui c'è... Oh! Cos'è questa specie di gas? Qua non posso tirar via questa roba dallo scoiattolo. Qua tutte le cose sono bloccate. Qua non c'è nulla da prendere. Ok, qua c'è questo orologio bloccato. Quale possiamo però cambiare le ore, a quanto vedo. Per il momento però non ho indizi, secondo me, per riuscire a uscire da questa casetta. Forse ancora presto. Oh, c'è anche una botola. Qua sotto. Ok. Ah, questo è il tavolo dove stiamo giocando. Continuiamo. Vediamo che carte abbiamo. L'esile coyote, ma cosa ti aspettavi per quattro misere ossa? Quattro ossa, in effetti. L'efferato serpente a sonaglia è una creatura fragile se riesce a sconfiggere le sue zanne mostruose. Però sei ossa, cavoli, quando posso giocarlo questo gioco? L'invincibile scarafaggio ritorna nella tua mano dopo la morte. Beh, a questo punto preferisco lo scarafaggio. Eccati qua. Sai, sei libera di rialzarti per far circolare il sangue. Beh, quando vorrò lo farò. Ok, la roccia potrebbe aiutarti a uscire da una situazione difficile. Il suo sanguinamento conferisce 3 di sangue se riesce a sopportare il belato. Capra nera. Ma questa è sicuramente buona per la difesa. La capra nera invece è ottima per una difesa-attacco. Quindi prendiamo la capra nera. Essendo già sovraccarica con i 3 oggetti, sei andata avanti. Allora, prossimo attacco, allora posso alzarmi. Non sono un tiranno, puoi alzarti ogni volta che la mappa non è srotolata. Allora, la mia teoria, quando questo video ormai sta giungendo al termine, è che noi siamo Cappuccetto Rosso. E questo è il nostro lupo. Vedremo. Puoi alzarti ogni volta che la mappa non è srotolata. Mi dà tempo di pianificare il tuo prossimo incontro. Ma tieni giù le mani dai miei averi. Sì, comunque qui non abbiamo, a meno di non fare un brute force. Per questa... Cioè, dico... a volte si... Ah no, pensavo che si muovesse in relazione alla cosa, ma no, va bene. Ok. Avanziamo dunque. No, c'è già una roccia lì, ottimo. Sei intelligente o che? In genere non si prende neanche la briga di spiegare le ossa. Va bene, eccoti una dritta. Vedo nel passato una vittima scrivere un codice nel regolamento. Oh, attenzione, guardiamo il regolamento. Ah, c'è 273. 273, quindi quello è il codice. Ah, no, allora qua non posso giocare.
Cioè, non posso alzarmi perché la mappa non è srotolata, quindi non posso giocare. Allora, scoiattolo, chiaramente. Ma lui gioca il lupacchiotto là. Allora, il lupacchiotto mi andrà ad attaccare quanto ha l'ermellino. Ok, allora possiamo fare così. Giochiamo lo scoiattolo, subito sacrificato per l'ermellino. Ok. E basta, turno finito. Attacco subito, lui mi attaccherà, ma chiaramente lo faremo fuori. Allora, il mio scarafaggio no, prendiamo il nostro scoiattolo che piazziamo qui. Concludiamo il turno e l'ermellino farà fuori il lupacchiotto. Potrei anche tirare fuori uno scoiattolo già per usare il lupo. Allora, scoiattolo qui. Allora, facciamolo subito. Tac, tac. Piazziamo qui il lupo. Ho anche già qua tre ossa. Chiudiamo il turno. Lupacchiotto sconfitto e quasi vinto. Oh, quello cos'è? Un lupo alfa? Maschio alfa? Peschiamo uno scoiattolo che giochiamo subito qui. Non posso sacrificarlo. Che scemo. Pensavo di poterlo sacrificare, ma no. Vabbè, tanto ho vinto comunque questa mano. Yeah. Come sei brutale! Mi ha inflitto più danni di quanti ne servissero per vincere. Tuttavia, nel mio gioco, tali prodezze vengono ricompensate. Per essere precisi, avrai un dente per ogni danno aggiuntivo inflitto. Al cacciatore potrebbe interessare il tuo bottino. Vedete, c'è anche il cacciatore, quindi è proprio... lupo... mannaro. No, lupo mannaro. Lupo... sì, vabbè, insomma. Allora, alziamoci. 2, 7, 3 avevamo detto. Allora, vediamo un po' se si può cambiare un po' qua. 2, 7, 3 mi pare. Sì! Opened! Abbiamo trovato la cimice. La cimice? Mi consente? Oh! Ciao, ciao! Ciao! Non sapevo con certezza se sarei mai fuggita da quella cripta di ferro. C'è l'ermellino nei dintorni? Il lupo rachitico? Questa follia deve finire. Mettilo via! Raccogliamo la chiave. Usiamo la chiave qui. Apriamo il cassettone. Oh. E qui trovo delle cose di cui no. Ah, qui praticamente devo fare in modo che nella prossima partita io vada a vincere praticamente. Con 0,5. Vediamo cosa succede se faccio così. No. Forse mancano dei pezzi di qua. Allora 0,5. Vediamo cosa succede. Allora, così subisco 1-5. Allora, se questo lo metto qui, 2-1. Così. No, allora. Lo metto tutto di qua. Così dovrebbe essere giusto. Sì. Lucertola. Mi ero dimenticato di averla messa lì. Bene, puoi aggiungerla al tuo mazzo. Ogni tanto te ne darò una. Allora, in pratica qui dobbiamo ricreare una mano... in modo tale che generi questo tipo di risultato. Allora, qui abbiamo la difesa contro il coso, quindi non si può spostare. Com'è questa? Non posso spostarla in su. Cosa succede così? No, giochiamo così, allora. Così. 4 su 5. Ok, questo deve essere giusto. Vai. No, 1 su 5? 1 su 5. 2. Ah, questo in mano. No, non si può spostare. Ah, qua è bloccato, tutto bloccato. Vediamo così. 5 su 5, perfetto. Formica operaia e formica regina. Le formiche sono creature formidabili. Molto bene, le aggiungerò al tuo mazzo e le renderò disponibili per i futuri sfidanti. Ok, bene. Quindi...
Finita qui? Peccato. Non ci sono altri codici nel coso. Direi di no. Ta 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 ta. Poi c'è tanta roba da guardare in realtà. Però non vedo altri codici. No, purtroppo, ahimè, niente. Vabbè, pazienza. Torniamo qui. Un'altra scelta. Ah, sono io. La rana toro, sempre molto vigile, salta per bloccare la strada ai nemici volanti. Questo potrebbe essere utile, effettivamente. Un corvo che sta per nascere. L'incubazione non lo rende meno subdolo, però. Non so. Chissà perché, ti ripeto, c'è questo funghetto. Proviamo a prendere lui, questo sono io. Ok, lo andiamo a recuperare qualche oggettino. Qualche gettone di ossa per le notti piovose. Ho una roccia di difesa. Prendiamo la roccia stavolta, dai. E c'è una nuova sfida, che sarà l'ultima di questo video. Di nuovo tu. Sì! Il nostro amico mi ha liberata. Beh. Ho spiegato come fare. Gliel'ho spiegato io come fare. Hai un piano? Abbiamo un altro amico qui. Farai scherza? Non lo definirei un amico. Ma suppongo che siamo nei guai stavolta. Ok, allora abbiamo formica regina, scoiattolo da sacrificare per il lupacchiotto. Ok, allora rifacciamo la stessa mossa di prima. Scoiattolo sacrificato per l'ermellino. Che pessima giocata. Non è vero. Un ragno. Allora, formica regina no. Cimice no. Fine turno sì. Attacco. Lupacchiotto mi attacca. Basta. Allora. Formica regina. Che carta ha giocato? Allora, prendiamo la roccia per difenderci dall'alfa. Allora, non ora prima pesco una carta. Peschiamo uno scoiattolo. Prendiamo la roccia. Giochiamo la roccia qui. Poi giochiamo lo scoiattolo qua. Ok. E facciamo così. Bang. L'alfa se ne sta lì. Peschiamo un altro scoiattolo. In modo tale da giocarlo subito. Sacrificare per la formica regina. Prendere la cimice. L'unione fa la forza e la filosofia delle formiche. Prendiamo la cimice e la mettiamo qui. Ah. Di nuovo in gioco. Formica operaia. Non ho spazio per la formica operaia, ma non importa. Ok, dovrebbe essere tutto a posto. Oh. Che mossa è questa? Vediamo dal compendio. Il compendio però è un po' antipatico perché devi proprio scorrere di qua. Puzzolente, la creatura di fronte a una carta che possiede questo sigillo perde uno di potenza. Ok. Comunque siamo a posto così. Il maschio alfa dovrebbe essere... Ah, forse attacca anche a lato il maschio alfa. Gne. Questo non mi piace molto. Vediamo. Una carta che possiede questo sigillo attacca gli spazi a sinistra e a destra dello spazio che ha di fronte. Vediamo, non è proprio quella. Ah, le creature che si trovano vicino a una carta che possiede questo sigillo ottengono uno di potenza. Ai ai ai. Questo vuol dire che l'ermellino farà una brutta fine in questo turno. Però avremmo forse vinto, no. Aia, l'ermellino andato. Peschiamo una carta e prendiamo la nostra formica operaia da mettere qui. Ah, devo sacrificare qualcuno? No, lasciamo perdere allora.
Ok. Beh, ho vinto comunque, detto. Ecco qua. Oh, c'è una trappola. Una trappola. Lungo la strada si è stata fermata da un cacciatore che voleva sbarazzarsi delle proprie pelli. C'era qualcosa di inspiegabile nel suo aspetto, ma si è stata presto distratta dalla sua merce. Ah! Vuoi dare un'occhiata alle mie pelli? Prendi una pelle. No. Prendi una pelle. Un omaggio. Visto che qualità? Te ne vai di già? Ti prego, considera le mie pelli. Allora, abbiamo pelle di lupo. Quanti cosi ho io qua, però? Qua ne ho due. Pelliccia dorata, questo vello d'oro. Avrei bisogno di più dentro. Prendiamo un'altra pelle di coniglio. Tiè. Bene. Posso andare adesso? Ottimo. Grazie per il tuo tempo. L'uomo ti ha garantito che le pelli sono di valore. Sembrano inutili in combattimento, però ha accennato che la commerciante più avanti sul sentiero ti avrebbe ricompensato per le pelli. Ok, ok, allora andiamo a prendere qualche oggettino. E direi che possiamo concludere qui questo breve video, breve, insomma, 40 minuti dedicati al nostro Inscription. Si chiama così, giusto? Questo roguelite card game che troveremo in metà ottobre 2021. Io sono il vostro signor Ogio e noi ci rivediamo alla prossima carta giocata.